Buongiorno e bentrovati. Presidente Conte, benvenuto in Irpinia. Abbiamo l'onore di accoglierla nella fiera provincia di Avellino. Fiera perché ha la consapevolezza di vivere un territorio che vanta eccellenze paesaggistiche, artistico-culturali ed enogastronomiche di primissimo livello. Sulla loro valorizzazione stiamo scommettendo, lo stanno facendo le istituzioni, il mondo associativo e lo sta facendo anche i privati. Come amministrazione provinciale abbiamo appena varato il progetto di una fondazione che ha l'obiettivo di accompagnare questi processi al fine di meglio promuovere il nostro territorio nel mondo, anche perché c'è la convinzione che la provincia, acquisendo le linee guida regionali, sia l'unico ente in grado di promuovere realmente il proprio territorio, sia sul piano culturale, sia sotto l'aspetto turistico. L'Irpinia ha una unicità storica ed eccellenze agroalimentari che difficilmente possono essere trovate in altri posti. Ma tutto ciò non basta. Abbiamo bisogno di ulteriori investimenti ed infrastrutture. Questa terra sta registrando di nuovo, a distanza di quasi 40 anni, una forte ripresa dell'emigrazione. Vanno via giovani, ma anche intere famiglie. Perdiamo ogni giorno residenti. In un anno 3.217 si sono trasferiti altrove. Mancano occasioni di sviluppo, quindi occupazione. Non vogliamo lamentarci e ci stiamo rimboccando le maniche. Chiediamo solo che ci sia il supporto di tutti. L'appello al governo è di premere sull'acceleratore per realizzare il tratto completo dell'alta capacità Apice-Orsara e di procedere celermente con l'elettrificazione della ferrovia tra Benevento e Salerno e quindi pensare finalmente a collegare la tratta esistente Napoli-Baiano per portarla sino ad Avellino. Noi la nostra parte la stiamo facendo, rimettendo in moto i lavori sui circa 1.600 km di strada di competenza della provincia. I collegamenti sono fondamentali, soprattutto in aree come le nostre. Proprio la lungimiranza di Fiorentino Sullo ci consentì di uscire dall'isolamento con l'autostrada A16. Ci permise e ci permette, in considerazione del fatto che mancano ancora treni di collegamento velocemente con Napoli e con Bari, diventando terra di cerniera, diventando la vera terra di mezzo. Grazie a lui abbiamo anche il collegamento verso il mare di Salerno. E ricordo rapidamente gli importanti interventi riformatori in materia urbanistica, che però furono bloccati perché guardava già al futuro, ai rischi possibili. Con Sullo comunque si ebbe la legge sull'edilizia economico-popolare. Riuscì sempre con approccio riformatore a cambiare alcune cose che nel mondo della scuola e dell'università furono traguardi considerevoli, anche se puntava a fare ancora di più, insomma un autentico esempio di lungimiranza. E la nostra provincia, oltre alla superlativa figura di Sullo, per noi autentico esempio, ha vantato e vanta una classe politica di primo piano. Sono onorato oggi di salutare gli onorevoli Bianco, De Mita, Mancino, Gargani, Zecchino. Anche per loro rappresentano un faro per l'azione e le idee. C'è stato un periodo importante della storia repubblicana durante il quale le decisioni più importanti per il Paese Italia sono state prese in Irpinia e dagli irpini. Restando anche sul ruolo del Presidente e rivestendo io il ruolo di Presidente regionale dell'Unione Province Italiane e membro del Direttivo Nazionale Unione Province Italiane, tornando quindi alle vicende attuali, approfittando della sua presenza, Presidente Conte, mi permetta un passaggio sul ruolo della provincia. Tra qualche giorno spengo la mia prima candelina da Presidente dell'Amministrazione Provinciale. In questo anno ho irrobustito la consapevolezza sulla centralità che rivestono questi enti, intermedi, ma soprattutto nella definizione di politiche territoriali che consentono economie di scala per il rilancio degli investimenti locali. Senza distinzione di casacca politica, in ogni territorio italiano si ribadisce la necessità di ridare la giusta dignità alle province, che hanno tra l'altro il compito delicato
di garantire i collegamenti vari, quelli viari, la sicurezza dei ragazzi nelle scuole superiori. La legge del 7 aprile 2014, la numero 56, nota come legge del Rio, aveva come vero obiettivo non tanto una riforma di sistema, quanto lo svuotamento delle province nella prospettiva del loro definitivo superamento. Come è noto a tutti, il processo di cancellazione è fallito. Bisogna ritornare a garantire la piena funzionalità delle province, rimettendo al centro del dibattito politico i principi di autonomia e responsabilità previsti negli articoli 5, 14, 118 e 19 della Costituzione. Per tornare ad essere nelle condizioni di erogare i servizi affidati, le province devono contare sulla funzione di area vasta, devono essere organi politici pienamente riconosciuti attraverso una legittimazione democratica popolare, un'autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie, una organizzazione dell'ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità degli apparati amministrativi. Presidente Conte, le anticipo che a breve riceverà una delegazione di presidenti che le consegneranno le firme di oltre 6.000 sindaci di tutta Italia, che chiedono a gran voce una robusta riforma delle province per un loro ritorno alla centralità. Presidente Conte, serve un intervento legislativo, a mio sommesso parere, che restituisca finalmente alla provincia quel ruolo fondamentale riconosciuto dalla Carta Costituzionale. Prima di salutarla e salutare tutti voi, vorrei ringraziare l'onorevole Gianfranco Rotondi per questa lodevole iniziativa. Un ulteriore e doveroso ringraziamento al prefetto Maria Tirone, alla Procura della Repubblica di Avellino e ai suoi rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno risposto in maniera immediata e determinata a una serie di episodi criminali che hanno scosso la nostra comunità in questi ultimi giorni. Il sottosegretario Carlo Sibilia ha sottolineato l'impegno del Governo in tal senso e questo è per noi fondamentale. Credo nella sua presenza di fronte a tante autorità e davanti a centinaia di ragazzi che rappresentano la nostra speranza, dobbiamo gridare forte qui ed ora il nostro no a tutte le forme di illegalità e al crimine organizzato. Viva l'Irpinia!